Hola. Aspettiamo Elvira. Ciao Nino. Ciao Chiara. Dov'è Elvira? Aspetta, inviamo. Inviamo la diretta Elvira. Ciao Siria. Tanto comincio a salutare un po' di gente nell'attesa che arrivi anche Elvira. Che non la vedo. Ciao Chiara, ciao Lulu, saluto un po' di gente. Ciao Ale, ciao Valeria, ciao Carlotta, ciao Vitto. Elvira, dove sei? Ciao Vittoria. Ciao Federico. Elvira! Perché non arriva? Mannaggia, mannaggia. Ciao Lina. Prova a rinviarlo. Elvi, se non mi chiedi. Non ti posso prendere, cioè fammi la richiesta. Ah, eccola. Mica, ma sono qui, piccolina. Cioè, tu proprio non mi volevi accettare comunque. Ma ti non aspettavo. Vabbè, io sto scegliendo tipo un filtro carino. Aspetta, Scusami, ma aspetta. dopo quante richieste hai fatto? Due volte. No, dico da quanto tempo stavi. Mo' rientrata, non dire. No, oddio. Due Eh? volte però. L'ho chiesto due volte di Sì, ma quando sei entrare. entrata? Un po' in ritardo. Vabbè, sì, 2 minuti, dai. Vabbè, allora, no, passi per quello cattivo. Ciao Elena, ciao Alessia, carina. Che tu E stai... niente. Come stai? Ma Come parli con stai? me. No, con... Come Ma stai? Ok. bene, oggi sono un po' stanca perché te lo dicevo, ho studiato tutto il giorno, quindi... Bene. Voi ragazzi, come state? Ah, comunque Elvira, ci tenevamo a dire che... Alla fine della diretta, cioè iniziamo con un po' di domande che ci fate voi e poi alla fine della diretta invece accettiamo magari qualcuno e entra in diretta con noi verso la fine della diretta. Quindi all'inizio domande e alla fine entrate con noi. Quindi sbizzarritevi, cominciate a fare domande perché sennò noi non sappiamo che dirci perché sappiamo già tutto io e lei. Ah, vabbè, mi sa che loro hanno... Ma è Prima cambiato... te l'ho raccontato cosa mi è successo alla spalla? Aspetta, non puoi capire, è cambiata la roba delle domande. Sì, ma lo vedo, però sono... No, no, io non le vedo, è tutto bianco. Ah, però a me Io non vedo... spunta una domanda. Sì, perché l'ho messa io, però le altre domande io non le vedo bene, perché è tipo bianco su bianco. Oh, cavolo, come mai c'è sta cosa adesso? Non lo so. Cioè, io ne metto una a caso adesso, spero, non lo so perché non riesco a leggere. Ecco, appunto, vabbè, domanda più gettonata. Immaginavo che tra le tante avrei preso una roba del genere, però... Cioè, capite, non riesco a leggere. Cioè, questa, per esempio. Fai qualcosa per curare i tuoi ricci stupendi. Va bene, dai, domanda interessante. E allora, la mia...
parte le... Niente, io cosa faccio? Mi faccio una doccia, mi Ah, lavo, lo vero? shampoo, No, lo non lo shampoo, sapevo. uno shampoo normale, e poi uso una crema per i ricci, ma per ammorbidirli un po', poi non fa... e poi li asciugo col diffusore, fine. Aspetta, hanno fatto una domanda interessante. A me piace parlare di questa cosa, però non tra le richieste. L'hanno fatta qua. Magari perché fate delle Hanno cose. scritto che segno siete. E a me questa domanda interessa un botto, quindi ti dico che io sono toro e sono fierissima di essere toro. Io sono. Comunque siamo entrambi due animali. Con Ora lo stai scoprendo. le corna. Ecco, ma speriamo di no, diciamo. Io sono Capricorno. Ascendente Bilancia. Tu Cavolo, che ascendente sei? gemelli. Vabbè, vai. Abbiamo Raga, 5 ragazzi, fateci domande tra i commenti, perché nella box non riesco, non so perché mi dà problemi. secondi. Allora, Cioè, non mi dà dire che problemi, mese non sei mi... nata, anch'io sono toro. Sono nata il 26 aprile, infatti tra 13 giorni faccio il compleanno. Elvira è nata il 26 aprile e io sono nato il 26 dicembre. Abbiamo il Entrambi 26 in comune. 26. Dico, abbiamo il 26 in comune. Ah sì, infatti. Ragazzi, fateci delle domande. Come è stato già il film insieme? Brutto, bruttissimo. Ci fai parlare siciliano? Sono di Catania, ti voglio bene. Sì, cioè nel senso, che vuoi dire qualcosa in siciliano? In siciliano? Allora, facciamo questo gioco. Ditemi una frase, io ve la dico in siciliano, non lo so. Lei è più grande di te, quindi no, perché lui è 2001 e io sono 2002. Come vi siete conosciuti? Ai provini. Del film molto easy. Elvira parla in palermitano. Sì, però cioè, ho bisogno di una frase. Michael Jackson è ancora vivo secondo te, Cri? Spero, ma non penso. Ormai è passato troppo tempo. Non penso, cioè, boh, magari. Ci sono troppe teorie su questa storia. Vabbè. Ovvio, quando una persona è così. Hai fatto la primina? No, però lo stesso sono un anno avanti. Esatto, Perché Alvira è avanti? Elvira è avanti proprio nella vita. Ma non ce la fai a cambiare domanda? Non hai capito? Io la posso prendere, ma non lo so quello che prendo, cioè, random. Ma vai, random, tanto quelle scomode ci Sì. chiamate? Vi Sì. chiamerete, ci, vi chiameremo alla fine della diretta. Say hi, my name is. Hi, my name is Elvira. Ma perché oggi fa così le domande, però, eh? Elvi, se hai saltato un anno di asilo, anche tu siamo uguali. Sì, mi sa di sì. Mi sa che siamo uguali. Parlano spagnolo? No. Poquito. Entiendo, però no hablo. È vero, lo intendo ma non lo hablo. Qual è la città ideale per voi? Boh, Qual è? dipende. La città ideale per voi? Roma. Raga, ma sei contento? Ah, sì. Che scuola fate? No, allora. Io andavo al liceo artistico, indirizzo cinematografico. Io andavo al liceo classico. Aspetta, c'era un'altra cosa. Cri, cosa hai pensato la prima volta che hai visto Elvi? Questo lo voglio sapere. È vero, perché questa domanda te l'hanno fatta a Perché te, a la me non domanda me l'hanno l'hanno mai fatta a me, chiesto. però l'hanno fatta a te, è vero? Allora, ok. Allora, quando ho visto Elvira, fammi pensare. Non mi sta... Ah, sì, non mi ricordo.
Ma noi ci siamo. No, aspetta, noi ci siamo visti prima, cioè direttamente dentro in sala o prima ci siamo visti nel già tipo, mentre stiamo aspettando di entrare in No, sala? dentro, dentro. Perché tu eri già Direttamente dentro. dentro, perché tu eri già dentro, io sono Io ero entrata già dentro e tu sei entrata. Sapete cosa, la prima cosa che ho visto? Ho detto, cioè, perché, vabbè, obiettivamente il mio naso, cioè, è un naso, però quello di Elvira, cioè, e poi Elvira ho detto, ma che nasino c'ha questa? E poi non lo so, io l'ho sempre chiamato, cioè, per me è un po' un cioè, piccolina, è cucciola, quindi cioè, non ho detto tipo, oddio, che cucciola, capito? Cioè, in senso buono, cioè, che cucciola, perché è piccola. Elvira, è bellina. Ok, bravo, la tua risposta va benissimo. Sei Piaciuta? passato. Sì. Elvira che guanciotte rosse, sì, sempre, però comunque l'effetto anche che un po' alle. Ho Ma messo un po' è un effetto. oggi proprio. Sì, infatti, è un effetto proprio, cioè, Madonna, un po' too much. Questo effetto. No, non è too much, è un effetto No. carino. È un effetto quando la sera sono stanca e. Esatto, quindi sono perdonata. Elvira, tu invece che hai pensato di lui? Ma allora, io non sono stata profonda come Christian. Cioè, io semplicemente quando l'ho visto per la prima volta, a parte che aveva i capelli lunghissimi, per chi non lo sapesse, e poi, no, ho pensato subito, ho detto, oddio, ma che buono, cioè, che bello. poi, aspetta. I love you, Christian. Thank you. Finché lì ci Qual è andavi stata eri classico. la Cosa? vostra scena preferita del film? La scena preferita da girare? Da girare? Cioè quella anche un po' magari più divertente, capito? Cioè quella che magari tipo c'è stata una scena. Ma lo stai chiedendo a me o vuoi rispondere tu? Non ho Sì, capito. a te. Ah, a me, la scena mia preferita da. Oddio, è difficile. Però forse quella che abbiamo girato a Mondello, perché boh, ce la portavamo dietro da tutti i provini, quindi. È vero, sì, quella quando io faccio. Allora, provo a rifarlo. Quella, No, quella no, non ottima. provare a arrivare. Magari poi c'è qualcuno che tipo non ha visto il film. Vabbè, non. Cioè, allora. No, la prima rifarla. Com'era? No, 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 non devi rifarlo. spoileremo niente. Dai, come Ma che iniziava? cosa? Io non mi sto ricordando le battute. Cri, dai, però, cioè. Immagina. Se la Ma solo voglio il aperta. pezzettino. Immagina. Sei Se nel la punto di voglio. partenza. Tensa. Lo senti il vento? No. Ora lo senti? Sì, perfetto, però comunque a parte questa cosa. Ma nel film vi baciate veramente o è Photoshop? È Photoshop. Cioè noi tipo ci avvicinavamo No, così, poi il regista dava lo stop. non dire queste cose, non dire queste cose, no, è reale. Sì, Reale. è reale, sono baci veri, ragazzi. Sentiti. Materia preferita? Latino. Materia preferita, cioè dipende, dipende. Cioè io proprio, vabbè, ovviamente. No, non è vero, materia preferita. Allora, materia preferita. Materia preferita. Io invece un sacco le materie, cioè tipo, non so, tipo letteratura, Madonna, bellissimo, cioè tutto quello che c'è dietro, cioè mi piace un sacco il fatto che la nostra prof ci faccia leggere prima la poesia magari, o comunque il testo, e tipo tu ti facevi un film, poi ti spiegavo tutti i retroscena, tutti i significati e ti facevi un altro film. Letteratura io, fan. E poi educazione fisica. Proprio passiamo da. Dai, a tutti. Cioè, per quanto mi riguarda, cioè, parti da pallavolo. È vero. Sempre. Aspetta, c'era una domanda che mi interessava. Ah, questa. Qual è la prima scena che avete girato insieme? Il falò. Cioè, la Non prima è scena vero! del film. Sì, Cri, è stata la prima scena che abbiamo girato. Ma che stai a dire?
Il primo giorno di girata abbiamo girato la scena del falò. Ma che dici? La prima scena, la primo giorno di girato è stata la prima scena del film. Cioè, che non è il falò, è la classe. Buongiorno. Ah, vero, vero, La prima scena del film, vero. diciamo, il Vero, falò è hai ragione. Quello l'introduzione del è film. stato il secondo giorno. No, Cri, il primo giorno abbiamo girato di sera. Poi No, quello è stato. Elvira, il primo giorno di film è stato la classe con Pilli che fa così, col vento. Il falò è stato Vero, il vero. terzo No, giorno. Il vero. terzo giorno di girato, perché me lo ricordo perché lo dice sempre Massi, il Ok, terzo hai giorno. ragione. È stato È il una. secondo giorno. Sì. Vabbè. Vabbè, dopo questa. Elvira non ti ricordi niente comunque. Aspetta. Can I Aspetta, vado a stay there controllare un and attimo. say what was your first impression of each other? Io ho risposto a questa domanda, però comunque io ho pensato che Christian era bello e Christian a quanto pare ha fatto apprezzamenti sul mio naso. No, la prima cosa che ho visto è stato il naso, ho fatto ammazza che nasino. E poi ho detto il cucciolo. Ah, bella questa. Christian, cos'è che ti piace di più di Elvira? Il naso. Ma no, ma dai, È il nasino, le guanciotte. ma no, ma io mi aspettavo qualcosa tipo di più profondo, tipo. Gli occhi. Ma No, no, non ok, fisicamente. non è vero. Di Elvira mi piace. L'ho detto, questo suo modo, cioè, perché voi non la conoscete dal vivo, ma quando tipo tu la conosci, Elvira, ti dà proprio questa sensazione di. Ecco, mo vi spiego, Elvira. Cioè, Io ho paura di quello che stai per fare, eh. io quando ho visto Elvira, ho fatto tipo. Capito? Cioè, è tipo un peluche, capito? È cucciola. Ok, questo è carino. Poi aspetta. Lui. Lui è Johnny comunque. È tipo il mio orsacchiotto da quando ho tipo un anno. Vabbè, scialla, dici sì. No, no, vabbè, era carino. Boh, Allora, vabbè, quante un po' lingue divertente. parli? Solo italiano? Scusa per il mio italiano cattivo. Christian, Cosa? quante lingue parli? Il siciliano, il romano, l'italiano, il toscano, il napoletano. Il pugliese. Io con gli accenti italiani sono tipo troppo bravo. Mi saluti Elvi, ciao Marianna. Quella scena sugli scogli è stata difficile. Sì, per Allora, me sì, sì. perché c'era un sacco di vento quel Perché mi giorno. alzava la gonna ed ero Sì, praticamente un po'. però boh, aveva il suo fascino perché eravamo in quest'anno. In questo comunque tipo era bello, cioè era stata una giornata particolare, cioè era una bella location comunque, era diversa dalle altre, sugli scogli, il mare, bello, bello. Ciao Parla pugliese. Alessandra e ciao Alessandra di nuovo. E Nico, mi saluti, ciao Lidia. Ciao Ludovica. Aspetta, ma io volevo. Cioè, vedevo delle domande super interessanti, però nel frattempo rispondevamo tipo ad altre cose. Quindi, quanti giorni avete girato? 6 settimane. Questo me Sei lo ricordo. settimane. Te lo ricordi? Allora, cosa la ricordi pure te? Diventati famosi, avete perso qualche amico? Ma onestamente, no. Onestamente, ho sempre avuto gli stessi amici. No, semmai sono tornati vecchi amici, ti fanno, oh, ciao, ti ricordi di me? Beh, sì, quello sì, quello sì. Tipo le compagne delle elementari che non senti tipo da Sì. 10 anni e ti scrivono: ah, oddio, ho visto che hai fatto un film, brava, però no, no, non ho, onestamente non ho perso nessun amico. Elvira, Ciao ma non mi Elena. sei sentita impacciata quando ti è venuto il primo crampo in acqua? No, impacciata no, però era un po' difficile perché avevo questo, com'è che si chiama, tipo il giubbottino salvagente, no? Sì, che mi tirava tipo verso l'alto e invece io dovevo stare un po' più verso il basso, no? Cioè dovevo far finta un po' di, non so, di avere difficoltà a nuotare.
Ah, bella questa domanda, perché ogni volta infatti parliamo sempre di noi due. Avete subito fatto amicizia con gli altri del cast? Allora, questa è una bella domanda. Mi ricordo benissimo la prima volta che ho conosciuto Sofia, cioè Barbara, l'amica di Elvira, quella bionda, che c'è Non è lei. sua Lei. amica, non è sua amica, l'amica di Elvira. No, dico lei, cioè lei come la vedete, cioè come la vedete nel film e nella realtà, cioè lei è proprio così, cioè lei fa morire dalle risate, cioè io non riuscivo a stare serio con lei, ma neanche sul set, cioè lei è proprio sì, troppo simpatica. Ma la potevo invitare oltretutto, la potevo invitare. Ma c'è? Non lo so. Sofì, se ci sei, tipo batti un colpo. Perché ho perso la pazienza. Mentre pure con Fabio, forse, che è invece quello che fa l'amico mio, anche con lui è un bellissimo rapporto, anche lui super simpatico. Poi era bello perché noi, anche fuori dal set, cioè comunque ci beccavamo, stavamo insieme, uscivamo, eravamo veramente un gruppo, quindi era veramente, veramente figo. In tutto questo, ciao Franci, scusatemi perché nel frattempo vedo tipo mie amiche che compaiono così, ciao Marta. Anche tuo aspetta, fratello. volevo dire, sì, comunque avevamo un bellissimo rapporto con tutti in realtà, grandi e piccoli. Poi essendo, diciamo, un cast praticamente formato da ragazze prevalentemente, da ragazzi volevo dire, è stato molto bello perché comunque anche fuori dal set riuscivamo a stare insieme, ci divertivamo. Mi avevano chiesto degli orecchini, ne approfitto ora per rispondere, in realtà me li hanno regalati, quindi no, non so da dove vengono, ma questa domanda me la fanno tipo costantemente, però ve li faccio vedere. Però penso che su qualche sito Instagram tipo così li potete trovare tranquillamente. Siete figli unici? No, io ho una No, sorella. Si io ho un fratello. chiama Giulia ed è più piccola e ha 15 anni. Mio fratello ne ha 21 ed è più grande, quindi. Ciao Sofì. Ciao Ok, Marianna io di te nuovo. proprio gli opposto in tutto, cioè io ho la sorella femmina, tu hai il fratello maschio, la mia è più piccola, il tuo è più grande. Stavo per dire un detto che però non dico perché poi magari scateniamo tipo il caos. Non è che vabbè. No, no, no. Un detto sugli opposti, però non lo voglio dire Ah, perché. gli opposti si traggono. E vedi, grazie a Milano nei momenti in cui mi disturbo. Grazie. Grazie, io non riesco a leggere tutta la domanda, però Neanche comunque non riesco io, a però leggere. quel pezzettino che ho Grazie. letto. Grazie. Siete Io vorrei. estroversi o introversi? Io super estroversa, Christian, idem. Idem. Proprio estro, estro, estro. Proprio più estroversi di noi, veramente pochi. Che squadra di Christian, calcio sei. vi fate? Io non rispondo. Se no poi creo antipatie. Non rispondo. Non tifo. No, io non seguo il Yeah. calcio, quindi in realtà non Ah, se capisco. ti schier. Poi non mi voglio schierare con una squadra. Poi. Una domanda, siete gelosi dei vostri fratelli? Io sì, vabbè, figura di una sorella, ovvio che sono gelosa, però. Ma in realtà io di mio fratello ero gelosa, ero molto molto gelosa, però in questo momento è fidanzato con una delle mie migliori amiche, Perfetto, meglio di quindi così. non sono gelosa per nulla in questo momento. Che carattere avete? Vai. Allora, diciamo, allora, tre aggettivi, allora facciamo così. Vai, mi Io ne piace. dico tre, Quando pensi tre tipo di ad essere Elvira, creativo e vuoi fare i giochi. io ne dico tre di Elvira e tu ne dici, cioè tre aggettivi. Ok, vai. Ok? Inizio io. Vai. Allora, simpatica, dolce quando gli gira bene. Lo trovo negativo però. Boh, non lo so. Non ho Dolce, difetti, simpatico. sto Non ho scherzando. difetti. No. Dolce, simpatica. Vabbè, ok, non è che devi dirlo così. Dolce, simpatica. Boh, non lo so, non mi vengono. Boh, tu cosa. Andiamo, sentiamo tu. Ok, io, a parte che ne hai detti due, hai detto simpatica, che tipo è un aggettivo un po'. Simpatica, Vabbè, solare, comunque. cioè, è un, è, mi fa, cioè,
Solitamente, cioè, è una ragazza che anche a me fa ridere, cioè, nel senso, ha delle uscite che tipo No, muoio dalle vabbè, dai, risate, così, così ci sta, così ci sta. ed è un pregio perché, nel senso, non è difficile che magari, solitamente sono io quello che faccio ridere, invece anche tu riesci a farmi ridere, capito in che senso? No, comunque, Esatto. allora, io se dovessi descrivere Christian con tre aggettivi sarebbero romantico. Poi ne posso dire, no, vabbè, romantico. Permaloso, Madonna, ma da morire proprio. Ecco, già che ho detto permaloso, già si è arrabbiato. No, Oddio, anche a me non me ne viene un terzo. Beh, sì, direi simpatico. Cioè, a me Cristian fa morire dalle risate, cioè, sul serio. Ma tipo, fa mezza cosa. Mashallah. Ma fa morire dalle risate. E basta. Basta, ne ho detti tre. Cristian, ne hai detto Avete tu? mai litigato mentre stavate girando il film? Sì, un Sì. Un giorno abbiamo litigato e giorno. fortunatamente quel giorno giravamo una scena in cui dovevamo essere realmente cioè veramente abbiamo litigato, quindi perfetto. Manco No, parlare apposta. io ricordo che quel giorno è stato terribile perché la cosa bella è che io ero arrabbiata con lui era arrabbiato con me, però io non sapevo che lui fosse arrabbiato con me e lui non sapeva che io fossi arrabbiata con lui. Quindi praticamente noi tipo ci incrociavamo gli sguardi e io tipo lo guardavo malissimo e lui mi guardava male e io dicevo, oh ma, cioè, ma questo è scemo, cioè nel senso, cosa mi guarda male che sono arrabbiata con lui? E lui possibilmente pensava lo stesso e poi alla fine però abbiamo risolto subito, tipo, cioè subito. E il viaggio più bello che avete fatto? Che avete fatto o che volete fare? Non ho letto No, la domanda. che avete fatto, ho letto. Vai. Ah, comunque il V. Sollillo. Vai, Allora, la il viaggio più bello che abbiamo fatto. Io Los Angeles, in America, un mese. Ma io non lo so. Perché in realtà tutti i viaggi che ho fatto mi sono divertita, tipo, un sacco. Forse dico Valencia perché sono partita con le mie amiche a febbraio ed è stato tipo l'ultimo viaggio che ho fatto prima di questa situazione, quindi sono Lillo. Ha cagato? Elvi, hai veramente saltato il Lo fai meglio podio. di me. Sei una ragazza. Amo, ma perché io sono una fan proprio incallita di Pintus, quindi non. Aspetta. No, lo fai troppo solo, ma lo rifai il volo, per favore. Ci sei? Vai. Hai cagato. No, in realtà non mi è venuto bene come prima perché prima era più spontaneo, La capito? prima è cagato. Oh, sì, girati un attimo, girati al contrario, girati. Girati, posamen. Ah, ok. Vai, vai. Posamen. Ok, Lillo è più Lillo. bravo. Lillo è più bravo. No, ma ha fatto Ma no. Lillo mi fa morire perché fa queste, cioè, ha questa espressione e Ma poi queste la cosa bella battute quando tipo non ridevano, quando non che potevano faceva così, fa ridere. così. Oppure sì. Mi faceva morire, mi O faceva lei, morire. o quando tipo lei non, quando lei non me la riva, diceva oh, la risata dentro. A me sai qual è stata la cosa che mi ha Oh. fatto più ridere? Allora, a parte Solillo e poi la cosa che faceva Katia, quella del carrello della 7, la casa alla 2, questa cosa qui mi ha fatto ridere. Poi mi ha fatto straridere che Frank se ne andava. Cioè, dal nulla lui se ne andava. E si metteva la bocca tipo così. Per Sì. non ridere. Comunque lo voglio troppo fare quel gioco. Ma sì, ma io vorrei troppo tipo. Io Non ha fatto non ridere. riuscirò, non potrei mai resistere. Cioè, io sono uno che ride troppo, cioè non potrei mai resistere. Ah, qua dicono Ciro è stato top. È vero, cioè quando ha fatto la cosa del robot, cioè a me ha fatto stare male. Cioè, personalmente, tipo, ho rischiato, non lo so. Quello. Allora, un certo Massimiliano Camaiti chiede: ma farete sulla stessa onda 2? Non si sa, non si sa.
Non si sa. Che domanda da milioni. Ma non capisco perché sono tipo bloccata. Boh, vabbè. Riuscire a Comunque, stare dai, dai. 2 giorni senza telefono? Inizia domanda. Sì, io sì. Sì, a me basta che mi levi la musica. E beh, da dove la metti? Dall'iPod? Comunque, allora, perché tutti quanti chiedono, no? State insieme, no? Ovviamente noi non rispondiamo. E allora cosa fanno? Domanda inversa. Elvira, sei fidanzata? Oppure che? Ma siete fidanzati, capito? Cioè, fanno già. Siete furbi? Fanno questi giochi di parole così a un certo punto. Aspetta, a me ha fatto ridere anche a me ha fatto ridere troppo quella scena. Ehi, 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 ehi. Madonna. Ciao Alessia. Do you like dancing? Yes, I like dancing. Sì, amo danzare. Dite tre pregi e tre difetti di ognuno. Non ne trovo manco una, Elvira, di difetto io. Cioè, ce li ha, però in parte non la voglio manco troppo. Beh, dai. Sì, è che spinchi Italian. Sei stato in Brasile? No. No. Però mi Mi piacerebbe. piace ballare, sì, però Christian è più bravo. Musica ascoltate? Tutto, tutto. Passo dal pop al rap, alla trap, al rock, al tutto, tutto, italiano, inglese, spagnola, tutto, tutto, tutto. Sì, io in realtà ascolto molto rap americano. Mi piace un botto. Io ho capito che vado a periodi, cioè c'è il periodo che amo, che mi piace quel tipo di musica, cioè di settimana in settimana io cambio genere. Piatto preferito? Allora, piatto preferito, dipende. Dolce salato? Dipende. No, io vado più sul salato. Piatto preferito, penso, tipo la pasta al forno. No, piatto preferito. Sì, la pasta al forno. O qualsiasi cosa, basta che ci siano le tagliatelle. Ci amo le tagliatelle, cioè, mamma mia. Non lo so. E mentre dolce, la Nutella. Io sono fan della Nutella, non so voi. Credo che sono tornata da Roma, praticamente avevo preso 8 parli con la Nutella che abbiamo mangiato. C'è un commento che dice: volevo comunicare a Christian che a mia madre, dopo aver visto il film, si è innamorata persa di te. La madre. Avete qualche attore a cui vi ispirate per recitare? Ovviamente dipende sempre dal ruolo e da tutto, però io sono un fan tipo di Jim Carrey, amo Jim Carrey, anche se in Lorenzo c'è poco di Jim Carrey. Praticamente nulla. Elvira, piatto preferito. Grazie Franci per la domanda. No, ma in realtà non lo so, cioè. Non lo so, raga, io non ho un piatto preferito, ma sarà tipo assenza di personalità o qualcos'altro? No, secondo me semplicemente mangio tipo tutto, quindi in realtà no, mangio tutto. La vostra serie preferita? Elite. Troppe, però Riverdale. No, Ah, Grey's Anatomy. Ecco, dimenticate, Riverdale anche, però Grey's Anatomy. E al quello che ho momento detto sta in prima. fissa. Stampista. Uno, come avete fatto con la scuola? Due stai Allora, dentro. Ah. Hai. come avete fatto con la scuola? Allora, io l'anno scorso, praticamente, vabbè, sì, io che Elvira, praticamente io sono stato a Palermo per girare il film e le prove, diciamo, da ottobre fino ai primi di dicembre. La prima che tipo da Quindi, settembre. infatti, settembre-dicembre, quindi io in quel periodo sono stato a Palermo per tutti i mesi e facevo scuola come la si fa adesso, dad.
Cioè, no, in realtà no, diciamo che chiamavo i professori quando finivo di girare, sì, i professori, i miei compagni di classe quando finivo di girare, vi facevo dire, diciamo, più o meno le lezioni, come erano andate, poi nel registro elettronico controllavo gli argomenti e studiavo da solo. E poi a settembre, quando sono tornato a scuola, sì, a settembre, dopo dicembre, quindi a gennaio, quando sono rientrato a scuola, ho fatto tutte le interrogazioni e compiti in classe che non avevo fatto nel primo quadrimestre, ho recuperato tutto e tipo in 3 settimane ho fatto quello che i miei compagni hanno fatto in 3 mesi, perché ho fatto tutte le avevo ogni giorno interrogazioni e compiti in classi diverse. Infatti è stato complicatissimo, ma ce l'ho fatta. E ho superato il primo quadrimestre, poi il secondo quadrimestre l'ho fatto normalmente, anche se è arrivato il coronavirus. Diciamo che il mio quinto è stato tutto in DAD. Sì, esatto, idem. Ma in realtà io, cioè, ero a Palermo, no? E io sono di Palermo, quindi, cioè, la mia scuola era qua, però chiaramente essendo impegnata tutto il giorno a girare, praticamente quello che ho fatto è stato molto simile a quello che ha fatto Christian, nel senso che i miei compagni mi mandavano continuamente le lezioni, insomma, quello che facevano in classe. E poi a gennaio, quando sono rientrata a scuola, ci sono state proprio 3 settimane in cui ho dovuto recuperare tutte le materie perché non avevo nemmeno un voto, non essendo praticamente andata a scuola. E quindi abbiamo dovuto recuperare tutto. Era come se dovessimo fare tipo una sorta di esame per passare tipo il primo Una domanda quadrimestre. fighissima, c'è una domanda Vai. bellissima che chiedono: qual è stata la frase, qual è la vostra frase preferita del film? Bello. Vabbè, io la so, io la so. Tu ce l'hai, io lo sai che stavo pensando, invece non c'è, cioè, dimmi la tua intanto. Io dico e poi. Ah, il tuo è poi. Sì. Invece io, c'è una frase, non è una frase, sì, è una frase. C'è un momento quando tipo siamo negli scogli e tocco la cicatrice e ti dico sei bellissima, Madonna, lì mi sciolgo proprio, mi sciolgo con me stesso. E aspetta, volevo leggere una cosa. Elvi, ma dove vivi? Palermo, al momento. Sto leggendo le domande. Dai, dai, dai. Chris, sei sottone. Dipende. No, ma non sei sottone, dai. No. Cioè, sei buono, però non sei sottone. Esatto. Can I get hey? Avete tatuaggi? Sì, No. Non ne ho. ne ho tre. Uno è Quindi. questo, oddio. Ma si vede? Spiegalo. È il nome con cui chiamavamo mia nonna. Poi Ok. ne ho uno nella schiena che è una scritta in arabo, che insomma è una scritta in arabo. E poi in realtà ho un tatuaggio molto divertente che è sotto il piede ed è uno smile così. Ma domanda, cioè fa un falso ledico? Sì, ma in realtà mi ha fatto più male che solletico, cioè. Sì. Ma te l'avevo raccontato. Si vede che in quel momento ero un po' tipo Distratto a turbo. guardare il mio piede. Sto scherzando, sto scherzando. Allora, se la vita ne avessi incontrato la stessa problema di sale, oh, Cree. Se nella vita reale avessi incontrato la stessa problematica di Sara, ti saresti comportato allo stesso modo? Io, raga, sono sincero, sono sincero. Secondo me, io a questa domanda non posso rispondere, perché secondo me Lorenzo ovviamente era così innamorato di Sara che ovviamente poi l'amore ha vinto su tutto. Quindi capace pure che nel momento in cui appunto incontro la ragazza che... Cioè, non io parlo in generale, magari nel momento in cui una persona incontra una ragazza in cui tipo si innamora follemente, ovviamente decide di stare con lei in qualsiasi modo, occasione, motivo, tutto, non c'è niente che può fermare se c'è l'amore. Quindi può essere pure che molto probabilmente, ovviamente sì, ma penso proprio di sì.
cioè nel senso mi sarei comportato allo stesso modo, anzi, non c'è cosa più bella di stare vicino alla persona in questo modo. Tanto sono profondo. No, ma la cicatrice sulla gamba è vera? No, non è No, vera. ragazzo, che domanda, ma cioè, ti immagini? Sì, sono No, stata ma presa proprio dalla cicatrice. sai che invece questa domanda me l'hanno fatta un Ma sacchissimo. davvero? Sì, tantissime persone me l'hanno chiesto e avevo infatti già risposto anche in una storia. E no, non è vera, però la truccatrice era veramente molto brava e questo lo conferma, quindi. Sì, è vero. Allora. Come avete reagito quando avete scoperto che siete stati scelti? Io ero a scuola. E mi ricordo che mi sono messa a correre per i corridoi della scuola proprio impazzito con i bidelli che mi urlavano dietro. Io tipo correvo, correvo. Mia spalla. Sì, io pure stavo andando a scuola ed ero con mia madre in macchina e niente, cioè in realtà tipo mi sono messa a urlare. Ero un po' tra lo scioccato e il oddio, non ci credo, quindi un po' strano. Gelato preferito? Eh beh, ragazzi, per chi è di Palermo, biscottino del Baretto. Perché è di Biscottino, Palermo. cos'è il biscottino del Baretto? No, il Baretto è un posto che sta a Mondello, Ok. cioè, che fa gelati. E in realtà, cioè, il biscottino ha un gusto e prendo sempre quello. Al biscotto. Io invece cioccolato fondente e pistacchio. Pistacchio. Buono. Comunque, io direi di cominciare a chiamare qualcuno, anche perché secondo me tra una cosa e l'altra, tra una chiamata e l'altra, perdiamo un sacco di tempo. Quindi direi di iniziare così poi, perché alle 11 stacchiamo, così Ok. almeno abbiamo tutto il tempo anche di salutare. Che dici? Quindi ragazzi, iniziate con le richieste, vi facciamo entrare. E in realtà penso ce ne sono già parecchie. Ma avete fatto provini per partecipare al film? Chiaramente sì, e anche tantissimi. Io provo a seguire i movimenti di Christian che non Perché capisco che. mi si vede? Sì, Criti, si vede, fa tipo un po' così ogni tanto. Siete Ti felici del chiamo? vostro percorso, non solo come attori, ma in generale? Sì, io sono contentissima, onestamente. Da quanti anni studiate recitazione? Io da. Ho iniziato quando avevo 10 anni. Cri, io nel frattempo rispondo perché capisco che tu sei un Tu po' rispondi emozionato. perché io non so chi vuole essere chiamato perché ci sono 3.000 persone. Aspetta, allora. Grazia, non so se lo dico bene, è scritto tipo con la J. Chiede di essere chiamata Gueci09, chiede di essere chiamata. Vedo quelli che mi spuntano, non so, ti do qualche idea. E sulla Sì. stessa onda, FP, cioè fanpage, dice chiama noi. Feffe, XOXO, dice io. Lidia dice io, non lo so. Greta dice io. Vorrei tipo fare una chiamata collettiva tipo con 80.000 persone, tutte nello stesso momento. Però. Buonasera ragazzi! Ciao! Ciao! Come Ma noi già ci siamo state? visti. Sì, ci siamo visti. Infatti, perché mi Ok, ricordavo perché già. volevo dedicare spazio a chi non avevo ancora chiamato. Sì, hai No, ragione. però io mi ricordo di te, quindi questa è una cosa buonissima perché significa Sì, che ci anch'io. segui e quindi grazie Io mille ti davvero. sostengo sempre, tutti e due sosteniamo la pagina noi, quindi siamo sempre con voi. Grazie. Grazie davvero, Sì, grazie nulla. mille. Ciao. Ciao. Ti pareva che facevo una chiamata e chiamavo la stessa persona? Ma quanto sono forte comunque.
Vabbè, però cioè, a me fa piacere perché significa che comunque cioè, ci seguono Sì. sempre, quindi questa è una cosa assolutamente carinissima. C'è una brutta notizia, non mi compare, non posso più chiamare nessuno, non mi compaiono le cose. Come no? Ti giuro. Cioè, non c'è più niente, è sparito tutto. Ma io non lo posso fare, tipo di aggiungere qualcuno. Mi sa di no perché non l'ho No. attivata io. Mi sa che dobbiamo chiudere la diretta e la ricominciamo al volo per chiamare delle persone. Facciamo così. Dai, E sì, dai, che ci fa. dai, dai. Così Dai, proviamo veloce. a chiudere. Dai, dai.